Eccoci qui. Buonasera, buonasera e benvenute da Martina e Giusy di www.mochimaggi.it. Ben trovate. Sono quattro i pacchi, eh? Sono quattro perché uno ci hanno portato scaglionato il pomeriggio. Si sa perché Bartolini fa queste cose. Comunque, Purarate a noi ci piace. Quindi sono quattro i pacchi, non li abbiamo aperti. Quindi speriamo che dentro ci sia i pacchi, dei pacchi, dei pacchi, dei pacchi. Esatto, ecco le prime: Anna Moni, Ciao Anna, Rosangela, ciao, Teresa, ciao, Emanuela, ciao, ben arrivate. Stella, Rosangela, Giovanna, Ciao, ciao a tutte. Valentina, Simonetta, Paola, Ciao Simonetta. Stasera siamo un bel spacchettamento. Cristina, Sabrina, Ciao, brava essa. Tania, Sono olandesi. Ciao. la cara Marzia. Ciao la cara Marzia. La Ciao cara Marzia. E ciao Pulappino. Rapino, Tiziana, Daniela, Ciao. Katia, eccola qui. Eloisa, Ciao a tutte, che oggi mi ha fatto troppo ridere. eh. Che ha fatto? Dice, ho fatto un ordine qualche settimana fa, però mi sono dimenticata di completare il pagamento. Devo far vedere. Devo far vedere il coso, come si fa. L'effetto trapuntato a Anita De Caserta. Ah, Aspetta, ok. tappia la roba. Sì. Ciao Luisa, ciao Katia, ciao Franca, Serena, Paola, finalmente vi aspettavo con ansia. Ciao Sabrina, Mimma, ciao Mimma. Franca, saluti dal lago di Seo. Ciao Angela, la mia compaesana. Giovanna dice, fatti vedere pure tu. Donatella, Laura. Ciao Caterina e grazie, grazie mille. Stasera. Allora, io faccio così. Uso questa ultimamente da quando me la sono comprata, è a Fuse. È un attrezzo che saroventa. Metto la punta a punta. Giro. Ok, e questa si è installata. Presa dalla corrente, aspetti 10 minuti e questa saroventa. Se non c'hai la fuse, puoi fare con un taglierino, magari lo scaldi un pochettino. Io prima facevo con un stecchino, però è diversa la riuscita. Insomma, qualsiasi cosa appunta che te può avere. Allora, rivesti la torta come ti pare. Questa qua era del vecchio tutorial, glitter. Poi, io uso, che tra l'altro lo dovevo mandare pure a una signora, che però non mi ricordo, ma mi ricordo benissimo che non l'ho inserito nel pacco. Vabbè, io uso una strisciolina di cartoncino 100, 300 grammi. Questa è 300 grammi da Fabriano, giusto? Quindi è bella rigidina, ok? Quindi uso una strisciolina che è larga 2 cm, 2 cm e mezzo e alta 10. Poi gli fai dei tagli in diagonale dei 40, un'angolazione di 40 Gradi. gradi. Veniva centimetri gradi e appoggi mano a mano, segni destra sinistra, vai avanti e sarà solo sinistra sinistra sinistra. Io la faccio d'ampiedi, nel senso metto il pollice che mi fa da squadra qua sulla base, ci appoggio il cartamodello, fermo con l'indice e segno, vado avanti finché non ho finito la torta. Quindi pollice che mi fa da squadra, fermo con l'indice e segno, ok? So che magari non sei in diretta, come ci hai detto, però magari dopo te lo rivedi e ti può essere utile. Quindi questo è il cartamodello, facile facile, ecco qua, fatto. Ciao Scusate, Rita, ciao devi Carmen, smontare la fuse. ciao Anna. Poi c'è Leonora che dice: mi piace troppo guardarvi anche se non sono capace a fare cose manuali. Quindi Perfetto. purtroppo non posso acquistare nulla, ma siete troppo simpatiche. Mi fa piacere vedere le vostre dirette. Complimenti per la simpatia. Grazie, Ciao Lenora, è un piacere averti tra di noi. E grazie. Ciao Valentina. questa era Vanida. Ciao Roberta. Ciao Francesca, che dice: ah, Francesca, sei venuta oggi. Conoscervi è stato veramente un piacere, piacere nostro. Ciao Loredana, con la Francesca, scusa le piccolina. chiacchiere.
Qua è un po' così. Scusate le chiacchiere, tutti quelli che hanno aspettato oggi, mi è presa la chiacchierella dopo 20 giorni di solo aggiusi, chiacchierato. Maria Rosaria dice: Matti, per te è tutto facile. No, 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 è facile per davvero, dai, è facile. Mettete il pollice che vi fa da squadra, con l'indice bloccate il cartamodello e tirate la linea. Andate avanti così per tutta la torta. Poi fate l'inverso intrecciando e vescano i rombi che fanno da effetto Dai, trapuntato. Poi da logicamente incrocio. escono i rombi, dove si incrociano le linee, dovete mettere lo spillo con la capocchia, ok? Ciao Assunta, ciao Mena. Io non ci metto, se qualcuno lo chiede, io non ci metto la colla sullo spillo. Lo Non ha chiesto lasci? nessuno. No, Vabbè, no, non ho io però chiesto. lo Tania dice il 27 settembre ci vediamo in fiera. dico. Ok. Ciao Emily, ciao Narita. Ciao Gabriela. E E ciao a tutti. Quanti ciao a siamo? tutti, siamo 280. Dai, aspettiamo queste 20 signore, su. Ciao Rosaria. Ciao a tutte. Ciao Sandrina. Ciao. Ciao Alessandra, ciao Rossella. Ciao. Siamo Sabrina, Elena. a De Rosario. Elena chiedeva qualche idea per una torta tema segni zodiacali. Bello, bello. I segni zodiacali sono 12. I piani sono 3 della torta standard. Te vorresti sbizzarri 4 segni per piano. Così si vedono tutti da davanti, poi da dietro ti inventi le stelle, ti inventi qualche cosa, insomma. Sì. Comunque ia fare tutta blu notte, l'ultimo blu che ci arrivò prima d'anna, che è un blu navy, bello tosto, Sì. con delle stelle ocra, però pure qualche punta di bianco ce la metterei. Sì, tipo punti luce. Tipo punti luce, brava, e poi se inizio da cali. Mo tocca vedere però, cioè perché ci stanno diversi tipi, nel senso i segni zodiacali sono sempre quelli, però se li fanno, che ne so, stilizzati, o invece quelli un po' più morbidi, dipende pure che stile cerchi, no? Io li farei morbidi. Ciao, ciao Sai Stefania. perché? Perché secondo te me morbidi potrebbe fare pure il cartamodello e rifarlo sulla gomma. Invece stilizzato come fai? Sono troppo No, mi sa che i piccole. segni già ce li ho. Ah, vabbè, insomma, vedi te. Base blu notte, il più blu, lo scuro, il blu più scuro che trovi, secondo me. Ciao Rosella. Françoise ha messo il sito, la Grazie. ringraziamo. Ciao Giovina. Se Françoise ha messo il sito, e grazie Françoise, mando sta Daniela. Daniela c'è, ma non l'ho visto il Mando commento se l'ha sta. messo il Dove sito. sta? Ciao Luana e ciao Martina. Daniela, io oggi ti ho mandato quel messaggio con prova che le ticche! E poi non ho più gestito il cellulare, quindi non so la tua risposta, mo ma andrò a leggere. Comunque sì, voglio provare una torta a falla che le Sì. ticche. Che me la fece vedere Giusy tanto tempo fa. Ciao Alessandra, ciao Grazia con Emma, con la piccola Emma. Ciao! Ciao Grazia, Enzo e Emma. Sì. Ciao E Lalli. a tutti quanti, E a salutate a tutti tutti. quanti, famiglia. Ah, salve, sono il marito di Elisabetta Diana Parrotta. Siamo incollati alla TV. Come si chiama? Complimentoni. Paolo. Piacere Paolo, sono Martina. Ben arrivati a tutte e due. Ciao Serena, ciao Anna. Ciao. Alessia, Monia. Ci Ciao. siamo, ci siamo. Dove siamo? Siamo sempre sui 280, Via però. San Biase 19. Ciao Carmela. Ciao Marjorie, che un Ciao. giorno imparerò a pronunciare. Ciao Paola De Paulis, dice ricordati la mia torta. Paola, ma stai scherzando, spero. La tua non vedo l'ora di farla, perché se non è a rolo, ho letto proprio oggi sull'agendina, la tua è tortora, vero? È tortora quella di Paola? O di chi Non lo era so, tortora? non lo so. Tipo Alessandro De Valentina, che oggi ho detto: no, guarda, Alessandro, mi puoi chiedere di fatti i fiori perché io sto impicciatissima sta settimana. Ma chi è Cioè, Alessandro? avevamo settembre pieno De Valentina da piccolina, Ah. d'Antonietta. Avevamo settembre pieno. Dice: no, perché tu poi ci devi fare la torta. Dico: io devo fare la torta. Vado a vedere, Ma in che sta a effetti. fare? Hanno notato la torta là sopra, ma che sta a fare? La torta del piccolo principe. Si è spostata. Ha messo le È gambe. voluto andare lì. E insomma, alla fine giù sì.
Il battesimo è sabato. Io a loro ci avevo segnati per giovedì. Io ho detto, ma io in lavorazione già ce l'ho a voi, quindi certo che aggiungo due fiorellini. Non c'ho tempo, c'ho tempo. E loro erano una Sì, lavorazione. sì, sì. Tu lo sapevi già? Io Dando una breve me sfogliata. l'ho resa conto. Sto andando giorno per giorno qua, Sì. perché sennò è un macello. E Insomma, va ciao bene. Elisabetta, Ciulcina, ciao Ciao Elisabetta. Roberta, Ciao. Manuela, Maria Rosaria. Senti, ma da mucca dette 20 persone, Sì, oh. sì, sì, Dai, sì. quanto stai? Sempre, mi segna sempre 2,80, però vedo che si sono Tu aggiunti, quindi vai 2 minuti non so. indietro, te lo dico io, siamo 500. Ciao Carla. Ciao. Ah, Carla, chissà se hanno festeggiato poi. L'ultima torta che hai fatto prima delle ferie. Ah, come no, bellissima, tra l'altro mo la pubblico, anche perché loro hanno fatto evento, no, giusto? Penso di sì. Era, no, a ridosso di Ferragosto era l'altra signora, quando era? Vabbè, insomma, comunque, sì, mo la pubblico. Molto delicata quella di de Carla. Per la mamma e il papà di Carla. Ciao Rossella, ciao Stefania, ciao Anna Maria, Antonella Ciao. Priama. Ciao. Ma secondo voi, ma come vi sta a legge? Ma come Tutte. vi sta a legge? Eh? Ne sta di una caterva e rimaniamo sempre a 2,80. Ci posso credere? C'è qualcosa che non quadra. Carmen dice: Mochi, ne apriamo? Se lo dice Carmen, ne vado. Ciao Carmen! Ah, tra l'altro non me l'avevano nominato. Sì, sì. No, Sì, no. E non sì. me la ricordo che l'avevi detta. Carmen, Non me la dammi ricordo. Non conferma. me la ricordo che l'avevi detta. Ciao Silvana. Posso dire una cosa? Devo dire una cosa. I nostri Adriana e Carmelo, ma dove state? Se c'è Infatti. state, battete il colpo per piacere che si stavano a preoccupare. Se no, finita la Infatti. diretta, devo mandare un messaggio. Se stai nei nostri pensieri per 2 giorni di fila, da Sì. quando venerdì non vai mai visto in diretta, che è successo? T'ha posto? Ho detto. Ciao qua. Ciao Ernesta. Ah, e Carla dice che è stato un successone. Ah, mi fa piacere. Mi Ciao fa piacere. Marianna, ciao Gre. Ciao, eh. Piera, Federica, Marianna. Ah, oh, tra l'altro, ma hai visto quel commento sotto? Scusate. Il commento sotto a foto dei pacchi dello spacchettamento. No. È un'altra cosa strana, questi siti strani che si chiama tipo, non mi ricordo come. Clicca qui se vuoi vedere se il tuo ex cosa. Dico, ma che c'è? Ma come ci è arrivato a Monkey Maggi questo, dico io. Eh? Come ci è arrivato? No. Chi lo sa? Era un clicca qui, quello magari che poi clicca e ti scalano 10 euro perché hai cliccato. Beh, eh. Ciao Daniela e ciao Stefania, che dice 300. Oh, finalmente, grazie per l'aggiornamento. Amica Stefania Rendina. No, Stefania delle castagne. Stefania delle Ci castagne. identifichiamo così. Perfetto, perfetto. Allora, procedo? Gnì. Procedo, eh. Namo, se inizia l'anno, spacchettiamo, che tra l'altro per me, infatti, a fine dell'anno non è capodanno, per me determina la fine dell'anno, a fine delle vacanze. Sì, pure A per te, me. A è me il vero? 29 agosto mi Il determina un 29 agosto punto. è il punto pure per me, guarda, si ricomincia da là, ebbene, Esatto, sì. pure Anna Maria, ciao ragazze, ci siete mancate. Simona, salutate mio marito Tonino che ci tiene. ciao Toni. Ciao Mimi, ciao Gioia. Francesca, vi sto seguendo in un giorno molto importante per me. Oggi ho firmato a scuola. Per il tempo indeterminato. Auguri, Francesco! Auguri. Ciao Nicola. Adesso i contatti determinati sono più unici che rari. Guardate Giussi che Lucia. sta a progetto. Che t'avevo detto io? Guarda qua. Guarda qua. Guardate qua. Scatole nelle scatole nelle scatole. Se ricomincia la surfa. Scusate. Ciao Marina, ciao Elisa, buon anno anche a voi, buon
Buon anno anche a voi, dicono. A voi. Ma così se può. Scatole dentro scatole all'infinito. Ok. Questo è dritto. E tutte le scatole saranno così. Se tanto mi dà tanto. Allora, vediamo un pochino che cosa ha comprato, eh? Sì. Ha comprato, io stavolta mi tiro fuori. Ciao Teresa. Ciao Elisabetta. Monia, volevo sapere se Martina aveva risolto con la casetta di mare di Tim. Surf? No. No. Oggi proprio è uscito il discorso. E mi sa che è la stessa ragazza. Ho capito, però se è quella ci ho parlato stamattina per telefono e poi oggi ho parlato con Francesca. Ah. Mi ha detto che se poco poco lei non c'è il campanile, per come gli ho detto io, perché io dice che gli ho detto cattiva, gli ho detto io ce l'ho. Quindi ha detto che per come gli ho detto io lei non mi presterà mai la casetta surf. Ecco. Se n'è andata dicendo così, eh? Hai capito? Ciao Teresa e ciao Tiziana. Ma Carmelo e Adriana hanno dato un segno? No, se li vedete, ecco, è arrivata anche l'altra Marzia. Ciao, eh? Allora, vediamo un attimino qui che cosa ha comprato la nostra dolce Susina. Allora, ci abbiamo dei coni. Da? Questi credo siano 20. Costo? I costi purtroppo non sono molto aggiornata, se non sbaglio un euro sull'euro e 50. Sull'euro e 50. Quindi abbiamo un cono da circa 20 centimetri, cioè circa perché non se lo ricordiamo. No, è perché ci sono arrivate misure. Ecco, mi ha fatto lo spoiler. Da circa 20 centimetri. Questi dovrebbero essere 20. E stanno intorno all'euro. Comunque è tutto caricato sul sito. Sempre polistirolo, alta densità. Comunque è tutto caricato sul sito che Françoise va scritto là. Ecco qua, quindi un po' di coni. Poi, per non farsi manca niente, avremo due micetti seduti. Macchia di polistirolo. E uno, due, come potete vedere, sono ben più alti di 20 cm, saranno 23-25 cm. Ok. E poi abbiamo un milione di ghirlande. Ecco qua. Sono ghirlande mezze. Dice che vuol dire mezza? Vuol dire che non è piena. Ecco qua, vedete? È mezza. Questa è una grandezza standard. Io occhio e croce direi che è una 25 centimetri. Sì, questa è 25. Sto brava, eh? Una 25 centimetri. Allora, come vi dicevo, sto polistirolo è altissima densità, quindi lo potete martrattacca la lana, giracca la lana, oppure lo potete rivestire col cordoncino, oppure ce lo potete mettere la colla. Insomma, lo potete proprio martrattare e questo non si rovinerà. E tra l'altro manco si spezza, perché essendo di alta densità, è bello tosto, ok? Questa è una standard 25 centimetri. Ecco qua. Se tanto me dà tanto, qua c'è altro polistirolo. Che belli gattoni. Martina, che ti sei comprata? Al momento nulla. Ma io non mi compro mai niente. Mo si è fatta la nomina che io mi comprei cose. Ciao Katia e ciao Giovanna. Io volesse ma non posso. Un altro gattino. Un altro cono che mi sembrano uguali, 20 cm circa, eccoli qua. Una volta finito prendete la sfera da 10-12 cm, ve la mettete a 2-3 metri di distanza, tirate e vedete quanti ne buttate giù, giusto? Sì. Poi sposto io? No. Poi ci abbiamo le ghirlande, invece queste sono piene, vedete? Sono due mezze attaccate, sono piene. E piene o piene, insomma, vedete voi, e queste occhio e croce misurano 20, giusto così? Sì. 20 centimetri, ecco qua. Le piene sono fastidiose, le piene, ma perché mi è uscito piene? Le piene sono fastidiose perché si impilano, sì, ma come gli fai così, cascano tutte.
Io preferisco le mezze, per una questione di comodità. Anche se la piena fa più figura. Dobbiamo dirla tutta. Tiriamo fuori tutto quanto. Un Ancora bel po'. un po' di ghirlandine piene. Sì. Piene. Tu come diresti? Piene. Ecco qua, da dove esce piene. Un bel po'. Ecco qua. Poi abbiamo le minuscole, 15 centimetri, Sì. confermi? So 15 centimetri e sono piene anche queste, ecco qua. Quindi ghirlande come se piovesse, sempre polistirolo densissimo, sempre propenso al maltrattamento, Sì. giusto? Oh, vedi, l'avevo detto io. Ok, e due se li siamo levati. Bene? Due leggeri. Due leggerini. Io mo' mi accantono tutto da una parte. Ciao Sara. Katia dice, dove mettete il filo per appenderle e farle rimanere attaccate al muro? No, dice forse le ghirlande. Specialmente forse sulle porte Fagli vedere che. come ho messe. No, ma le dice a casa. Ah, Fagli vedere come ho vabbè, messe. se ti vuoi mettere un espositore. Tra l'altro non so chi chiedeva se avevamo torte di polistirolo, quindi. No, pure in basso, sotto la Silicon Quindi. Marte è tutta una Sì. Tutto torta. torta, 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 torta. Senti una cosa, ma allora non ho capito, la signora chiedeva dove metti il Katia filo per attaccare. Sabatino. Ah, Katia Sabatino chiedeva dove mettere il filo per attaccare la La cosa alla ghirlanda, porta. sì. Beh, Katia mia, dipende da come arrivesti. Perché se tu arrivesti dei cordoncino o comunque similari, che può essere lana, filo di canapa, filo di lino, filo di quello che vuoi, è differente. Io il cordoncino lo faccio direttamente mentre giro, ok? Giro, 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 arrivo alla fine, faccio il cordoncino e l'ho fissato. Invece, se la rivesto di pannolenci, quindi mi faccio striscioline nei pannolenci e poi la rivesto come mi pare che ho fatto, esatto, come mi pare che ho fatto con quella che i tamburelli andrà tutto bene. Ok, inquadra un attimo. Eccola là. Quella è differente perché quella gli ricavo una strisciolina circa da 1 cm per 10 de pannolenci dello stesso colore, faccio il cappietto e con un rettangolino circa 4x4 ce l'appiccico, ok? Quindi dipende pure da che materiale la rivesti. O la rivestisci. Giusto? Sì. Giusto. Allora. Loredana dice mille e mille ghirlande. Un pochetto sì. Un Esatto. pochetto sì. Procedo? Procedi, procedi. Vado a questo per alleggerino pure questo. Elena, mamma come vorrei abitare vicino a voi? Piera. Perché Elena, dove Ciao ragazze, dove dovrei prenotare il biglietto per la fiera di fine mese? Sul sito di Abilmente. sì, che poi te rindirizza lui su sti siti che vendono i biglietti, tipo Sì. Viva Ticket, Ticket One non credo, No, eh? no, no, Ticket penso di One no, no. però Viva Ticket ce l'aveva. Sì, da poco sono usciti, quindi sicuramente ci sono tutte le informazioni sul sito. Ok, grazie mille Marti. E di che? Se posso Anna aiutare. dice, speriamo che i gatti non sono 44. Speriamo che me la cavo. Com'era? Io speriamo che me la cavo. Bellissimo. Elena dice, sono di Torino. Eh sì, un po' di stantuccia. Sì, Carmen, ne abbiamo gli anelli di metallo. Cioè, non ci credo. Che è? Altre ghirlande. Comunque queste ghirlande già erano nel Allora, queste sono ghirlande da 30, perché se 35. questa è 25, questa è la sorella da 30. Io di solito infatti uso questa qua. E sempre altissima densità e è sempre mezza, ok? Cioè, per me questa è un must, è uno standard, nel senso che con questa ci fai sia da Natale a Pasqua a Ferragosto, giusto? A 30 cm è una misura un po'. Poi a meno che te la chiedono più piccola, non te la chiedono più grossa, o ti serve un salvagente da 40 cm, giusto? Quelli che comprai, Sì. Ah, quelle diciamo sono 40. 40 o 45? Questa è una 30, ecco qua.
La margherita è 33, insomma, vi rendete conto? Come mettere paragone, insomma, se la mangiamo tutti la pizza, no? Sì. Intolleranti o meno, tutti la conosciamo. Eh no, io me lo devo tirare giù. Ciao Claudia, ciao Adriana. Ciao Allora. Anna con Antonio. Ecco qua. Sempre 30 e poi queste qua è quelle che vi dicevo. Mo' al momento non c'ho un metro, ma non c'ho manco una riga, non vedo una riga. Se non sbaglio, quelle 35 e queste 30. Ok, queste qua sono quelle giganti, ma sono proprio giganti, giganti, eh? Quindi Cioè, per non so come. Natale vi potete Sono sbizzarrire. grandi queste, sempre 35 centimetri e è sempre piatta, va bene? Sempre piatta, ecco qua. Questa è una 30, scusate che è un po' sfuso così. Questa è una 35, questa è una 30. Poi ci abbiamo 3,25. Poi ci abbiamo altre 2,25. E poi parto con le sagome. Io vedo qua 1000 e 1000 orzacchiottini e ora vi faccio vedere. Ecchi qua. Orzacchiotti standard, non ce la faccio a passarti perché sennò non mi rialzo. Col fiocchettino che potete fare sia maschio che femmina. Io questi qua di solito li pitturo con acrilico, ma in realtà li potete fare come vi pare perché si presta anche a altri tipi di lavorazione, tipo il patchwork, oppure per esempio il gatto io l'ho rivestito con la gomma crepla. Quindi scaldandola e l'ho sagomato è uscito fuori Minù, fece la gattina bianca, ti ricordi? Sì, bellissima. Invece gli orzacchiotti pure sulla torta, Sì, ho fatto il sulle topper torta con l'orzacchiotto. torte. Sì. Brava, quello della torta era totalmente dipinto. Ho usato il marroncino, il rosa per fiocchetto, poi per musetto e le zampe usai il marroncino col bianco, così ho schiarito un pochetto, ma rimane sempre sullo stesso tono e via. Pure dentro l'orecchio ho fatto un po' più chiaro. E invece per l'occhio ho fatto col pennarello indelebile. Sì. Stella chiede se abbiamo qualche ghirlanda. Giusto due, Stella. Invece Alessandra dice: per godermi la visione mi sono fatta popcorn ed ora mi sono chiusa in camera. Quanto mi Brava sono mancati ossi spacchettamenti? Alessandra, rilassate un pochetto. Allora, hai preso la pausa da marito, figli e cani? Marito, figli e animali? Da chi hai preso la pausa? Allora, vabbè, questo è rifornimento sfere. Ok, chi ha già usato le nostre sfere le conosce, quindi manco che ve lo so di. E rifornimento sfere, nello specifico 7 centimetri. Vabbè, 3 centimetri, 4, queste saranno 3, guarda quelle, 7, no, è 6, 6 per 10, poi uova da 10, ok? Quindi queste qua sono uova da 10, uova da 12, che ci dovete fare con queste uova? Io non so. Uova da 7? Che ci devi fare che uova da a ti Natale? ricordi in fiera l'anno scorso? Abbiamo finito tutte le uova in Sì, giro sì. e dura. Quattro giorni di esposizione, non erano Il finite giovedì avevamo finito tutte le tutte le uova. uova di Ma che ci devi fare con polistirolo. queste uova? Sempre da 10 centimetri, che è il must. Sempre 10, no, 12, scusami. 12. Vediamo se ste pallottole. Allora, sfere di polistirolo da 12 centimetri. Daniela, non sia mai ti interessasse perché erano finite e mo sto tornato. Se famo venire il panico. Ecco qua, 12 centimetri. Ok. Adatte pure per fare profumatori. Sempre 12. E queste le conseguenze. Ecco qua. Stai su. Stai su, ok. Questa mi sa che è amica mia da 10. Ecco qua, da 10. Da 10.
10 centimetri. Brave, fammoli inventare insieme. No, stiamo a casa, che c'è qui? 10 centimetri. 7 centimetri. Carmen dice, sono fantastiche le vostre sfere. 5 centimetri, grazie, 5 centimetri, grazie. Fino a mo, se ci avete fatto caso, 6, ecco, questa la stavo a nominare. C'avevamo solo una sfera da 6, giusto? Invece quelle da 6 ci si fate tutto. No, sì. Chi ci fa il sedere dei fofucias, chi ci fa addirittura la testa, chi ci fa invece visto, poche da 6. Comunque qua diventa tutto bianco polistirolo. Sembra canevicato. Sì. Una piccoletta sarà una 4. Poi abbiamo le mini ghirlandine da 7,5 cm che io uso per sostenere i profumatori. Ecco qua, piatte. Non so piene, so piatte. Se ci avete un attimo e ci avete voglia, ve faccio vedere quello che sto a fare con la mini ghirlandina e la sfera da 9. C'hanno voglia? Vabbè, io lo faccio tutto. Sì. Silvana, Giusy, i messaggi non li vedi? Cosa hai chiesto? Rosangela, avete polistirolo? Lalli, farete qualche video quando sarete in fiera? Sì, certo. Ciao Cetti. E con Luisa dice, con le uova si fanno anche il corpo delle fofucias. Vedete? Qua. Qua. Ecco. Ok, vedete, questa è una mini ghirlandina da 7,5 cm, questa è nuda, ok, questa è nuda. Questa l'ho rivestita col del raso, nastrino del raso da un centimetro sopra e nastrino d'organza laterale, perché faceva carino. E poi sopra ci si incolla il nostro profumatore. In questo caso è una sfera da 9 cm, rivestita col cordoncino bianco. All'interno, logicamente, c'è sta l'ampollina, ecco qua. Mi raccomando, quando spingete dentro l'ampollina, levateci il tappo, perché se no non rilevate più il sughero. Ok? Era per fargli vedere che ci si fa. Sì. Ok. Gatti. Ciao, Angela. Ok, poi ci abbiamo... E è finito... dei mini coni, sono dei coni da altezza 12 centimetri, eccoli qua, mini coni, se non sbaglio questi, 1,20 euro, so 12 centimetri, ecco questi, stavo a dire che ci si possono fare pure la fine della torre del castello delle principesse, sì. Sono carini, piccolini e vanno bene, ok? Sì. Donna sistemata, ti passa la parola? Sì. Ah, ok, sì. Vai, nah, come è stata messa l'ampollina nella sfera? Ho bucato, vista la fuse di prima, la fuse che vi ho fatto vedere, gli ho levato tutti gli arnesi, quindi sia la punta che la cosa è, e rimane solo sto tubo che si infuoca. Entro col tubo, allargo un pochino, ma roba di 2 secondi, e infili l'ampolla. L'ampolla, sì. È una roba da avere 2 secondi. L'ampolla è circa 4x2 centimetri. E Carmen, no, le ghirlande erano da 35 centimetri, quelle più grandi. Ah, giusto? 35? Sì, mi sa di sì, 35. Ciao Sabina, ciao Adriana. Adriana chi? No, Adriana Nuccio. Ah, ciao, ciao. Ciao Gabriella, ciao Loredana. Chi mi sono persa? Chi ma mi Tiziana, sono persa? Ci sta? Tiziana Longo? È certo. No, ho visto Assunta prima. Assunta? Ma ce fai sapere Adriana e Carmelo? Ecco perché non ti rispondevo, Silvana, perché non posso fare spoiler. Che? No, perché Silvana ha chiesto mille e mille volte se c'erano le ghirlandine piccoline e io non le rispondevo. Ah, per rispetto a me. Esatto. Rispetto a me, caruccia. Ah, Anna dice che lei le iconi le ha rivestiti con le bustine delle tisane. Ti ricordi per fare gli alberelli? È vero, è vero. Sono bellissimi. Ho fatto l'alberello di Natale. Sì, 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 sì. Ricordo benissimo. Per fare gli alberelli vanno bene o questi da 20 centimetri o quelli da 30, insomma, quelli più grandi. Esatto. Ciao Patrizia. Senti, ma io un po' di spazio mo so fatto. Ma che ci frega? Ma andiamo avanti così. No.
Sì. Ciao Marta. Guarda che bel corridoio, sì, che mi sono fatto. Autostrada. Vado, me l'ho persa. Me l'ho persa il taglierino. Allora, questo era bello pesantuccio, eh? Martina mi ha letto nel pensiero, volevo sapere come si facevano i profumatori. Ah, hai visto? Fai il buco e poi giri mille e mille volte il cordoncino. Ma no, dai, guarda, calcola che io ho studiato, adesso che ne devo fare 10 entro subito, ho studiato una tecnica che secondo me di mezzo il tempo. A parte che non posso mai la pistola, c'è presente tipo i call center che non ti fanno mai riattaccare? Non dicevi te che c'è stava la cosa che non sì. Mi mai riattaccare? Io sì. Non posso mai la pistola, sto sempre col cordoncino in mano e mi sono studiata una tecnica che attacco subito in pratica. Vabbè, comunque, no. Era una cosa mia. Vabbè. Comunque c'è sta pure il video del tutorial al coniglietto. Sì, esatto. Sulla pagina Facebook. Ciao ragazze, appena ritornata dal lavoro, come sempre siete bravissime. Grazie Michela. Troppo gentile Michela. Marti, sistema un po', tanto io aspetto fino a domani mattina. Ciao, io no, ma non è a dormire che da stamattina sto qua dentro. Ciao, un'altra Adriana. Oh, tutte le Adriane sono qui, meno che una. Scusate, Volete vedere un'uscita di Nernia in diretta? Sì. Un colpo della strega in diretta? Siete pronte? Ecco qua. Pesa? No, per niente. Una piuma. Allora. E mo ci arrivo. La fuse costa 35 se non erro. State facendo compagnia, stasera mi sentivo triste, mi state rallegrando la serata, siete fantastiche, Danny. E meno male, ciao Danny, un bacio. Sì, abbiamo anche le ampolline. Ma dove metto? Ma come faccio? Diventava troppo piccolo sto bancone. Metto il polistirolo giù. Aspetta. Dai, spingo un po'. Allora. Dai, mi sono fatta uno spazio. Ci siamo. So. Allora. Ah, ecco qua. Questa l'abbiamo fatta per salutarsi prima di andare in vacanza. È l'alfabet della Will Memory Keepers. Dice che ci fa fa questa? Mi fa fare carta modelli delle letterone e dei numeroni grandi. Sono alti circa 13-15 cm. Se guardate il video del 7 agosto. Sì. Del 7 agosto vedrete come funziona. Ecco qua. Ecco qua. Sto vedere delle cose mega galattiche. Cioè? Quando se le mettiamo queste? Cioè qua sul tavolo, dico. Poi ci abbiamo. Cambiamo tavolo. Infatti, cambiamo tavolo. Poi ci abbiamo una Sidekick, Sizzix Sidekick, è una macchinetta piccolina da 45 euro che vi permette di fustellare le fustelle metalliche fino ad una grandezza, a larghezza di 7 centimetri. 7 centimetri. Quindi se la fustella è più ampia non la pigliate perché non vi c'entra dentro al buco. No, okay. Neanche se la rigirate 100 volte. Questa è ottima per chi deve iniziare e è super ottima per chi ha la blues e non la vuole rovinare. Per chi si è comprata la blues su Amazon durante il Black Friday con l'offerta, ha fatto bene, ma i tappetini costano. Allora, se il tappetino costa 20 euro, questa costa 45, se tanto mi dà tanto, a sto punto, vabbè, ognuno poi si fa i conti suoi. Esatto. Comunque, ecco qua, passiamo a giù il tutto. Poi ci abbiamo le nostre pistole embossing finite durante l'estate, ecco qua. È una pistola che vi permette di scaldare la gomma crepla, scalda fino a 350 gradi, ok? Ecco qua. Quindi chi me la paragona al phon dei capelli sta a toppà, perché se il phon arrivava a 350 gradi eravamo tutte pelate, giusto Giussi? Esatto. Ecco qua. Pistolina embossing. Ci faccio di tutto io, ci faccio pure lo shrink, vero? Sì.
Shrink, fommi e simili questa cosa non si sa, la trovate 18. Sul sito scrivendo sulla casella cerca la pistola, la pistola termica, la, sulla casella cerca la parola, la parola, non la pistola. La parola pistola termica, ma pure solo pistola, sì. Infatti sul sito nella ricerca basta pure che scrivete un solo termine del prodotto e comunque vi esce. Questa macchinetta no, non taglia il feltro, solo gomma crepla e cartoncino. No. Dove fa i cartamodelli di cartoncino con i quali poi voi riandate sul feltro e tagliate a mano. Io qualcuno la sporco. Ho finito, passo un altro articolo. Questo sì. È il piccolo esfuso, quindi glielo faccio vedere subito. Dice, che cos'è? Niente, è fil di ferro. Fil di ferro da fiorista. Diametro, chi lo sa? C'è un millimetro più o meno. Un millimetro più o meno. Vabbè, comunque adatto tipo per i fiori, tipo che ne so, gerbere, tulipanetti. Cioè, tipo se dovete fare le rose, io consiglio i steli da Staphyl. Sì. Questo volevo dire. Comunque ecco, sul sito c'è la specifica dello spessore, adesso qui. Arrivo sei piccolette così me levo. Wow, guarda che è tornato! Ma dimmi tu, questo c'ha mai avuto il lockdown, me lo so comprato e finito. Sì. Eh? È sì. Vero? Oh, Melo Ferrato Seminata! Carmelo, ciao bello! Ciao, un bacio a Mariana! Te vi schiavano orecchi, eh? C'è stavate a far preoccupare, ben arrivati! Perché mi venite a pian caffè che ci mancate? Ci facciamo una chiacchiera? Senti, posso dire una cosa? Sì. Guardate che è tornato! È tornato il bisturi mille usi, quello con 6 punte. Io con questo ci faccio pure il patchwork. Ci picco dentro il pannolenci, dentro le forme di polistirolo, avete capito? Questo costa una cavolata, è da Adaris, eh? Sì, tipo 5 euro. Ha capito? E c'ha 6 punte. Sì. Una bomba. Ecco qua. Ciao, Vale. Allora, scusa, saranno altri. Grazie, questi. Carmen. Sì, no, il contrassegno non lo facciamo. Mi credevo che erano altri di quelli, invece no. Sono le pinze multiuso, ok? E queste ce le avete chieste perché, insomma, se i vostri mariti non vi prestano le loro pinze per tagliare i steli e i fil di ferri, non vi preoccupate, ci pensiamo di oggi. Con queste potete, ok? Ecco qua, è un kit da 3 pinze. Ecco qua. Scuso. Ah, ok. Questo invece è un kit di pinzette, va bene? Per prendere. Questa è una pinzetta ad impugnatura inversa. Questa è una pinzetta con beccuccio a tucano. Questa è una pinzetta dritta, questa è una pinzetta a spatoletta. La pinzetta a presa inversa è adatta per chi o gli trema la mano, o non c'è tanta forza per chiudere, o non c'ha pazienza di stare 2 ore, magari non usa la colla a caldo, ma usa un'altra colla, a stare là a aspettare che si asciuga, insomma. Questa qua funziona all'incontrario, nel senso voi spingete e questa si apre, mettete l'oggetto, alzate e questa si chiude, quindi voi avete le mani libere, però intanto lei c'ha la roba presa, esatto, acchiappata, esatto. Carmen dice, Martina, domani vengo a prendermi il caffè, a che ora passo? Carmen, ma quale caffè? Tu devi venire a Pia Ombrello. Che ieri hai rischiato che ce lo rubavamo. Non l'avevamo usato, ma stavamo per. Stavamo per. Stavamo per. Ieri qua ha fatto il diluvio. Dalle 3 in poi. Qualcuno sa. E qualcuno sa. Non facciamo nome. Che è meglio, come diceva un puffo. Chi puffo diceva? Saputello, no, il puffo Saputello non esisteva. Brontolone. No, Brontolone mica diceva che è meglio. Brontolone, sempre così stavano. So io puffo Brontolone? No. Io che puffo sarei secondo te? Tu saresti puffo dotto. Dotto. Io che puffo sarei? Oddio, sai c'è un vuoto dei puffi. Che c'era? Dai, c'era l'inventore. Il grande puffo. Sì, io sono il grande puffo.
Vecchio e con la barba bianca. Ma Che dai! sei blu. Quattro occhi. Quattro occhi! L'inventore era Ah, carino. forse quattro occhi diceva che è Ah, meglio. che è meglio? Eh sì, capace. Allora sì. L'inventore era carino perché faceva sempre scoppiare le cose. Però mi piaceva perché andava sempre in giro con a squadra, matite, cose, tutto per l'occorrente per creare. Allora, che cosa abbiamo qui? Sono tornate i nostri Ah, amanti. dottor Nano, Marti. Davvero? Non esiste il puffo dotto? No, E non lo che, so. qual era quello che Sono sapeva muto, non lo tutto? Forse so. quattro occhi perché stava sempre a leggere. Quattro occhi, Ah, sì. tu sei quattro occhi. Io so quattro occhi. Tu sei puffetta, hanno detto. No! No, quello non faceva niente dalla mattina, sì. Andava girando sempre con sta Come va? Lei è margherita. vanitoso, non facevano niente. Niente, si guardava Niente. sempre allo specchio. No, 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 a me piacerebbe una cosa tipo inventore. Pensano a tagliare perché siamo a fare confusione tra puffi e sette nani. Puffo Ma non è vero, ma andate a Archimede, vedere. Puffo Archimede. Non me lo ricordo, che faceva Puffo Che Archimede? faceva tutte le pozioni. Datemi Ah, conferma. bello quello delle pozioni che Sì, sì. sì. Però c'era pure l'inventore che era tipo un carpentiere, c'aveva addirittura la salopetta, no? Sì, c'ha la Te riga ricordi? sull'orecchio. C'aveva la Sì. salopetta, te Puffo la ricordi? Vabbè. burlone. Esiste? Se Puffo esiste mi piace quello. inventore. Mi piace quello. Inventore o burlone? Burlone. Burlone. Quanti scherzi te faccio io? Tanti. Com'è? Questa risata la che cozzalone. No, non è la tua, tipo esasperata. Allora. Comunque, scusate se divaghiamo un attimino, ma pure questo, insomma, me ce l'ho. Allora, sono tornati i nostri cari e amatissimi aerografi. Aerografi cordless. Dici, che vuol dire cordless? Facile. Cordless è il fatto che si ricarica e poi lo potete usare anche un mezzo amprato. Sì. Come l'ho usato io con la figlia di Silvia Barbarossa, che sono andata a sfumare i fiori in mezzo alla strada. È giusto, perché l'amichetta lo voleva più sfumato. Giusto? Ho detto aspetta pupa, non ti preoccupare, ragazzi, e sono andata con l'aerografo fuori alla strada a sfumare il fiore. Allora, questo è tutto un kit, quindi c'è sta aerografo, pennarelli adatti allo scopo, caricatore per il cordless, cioè caricatore per aerografo, e una scheda di Pensil. stencil. Questa logicamente mica cade, ci devo noi è di fabbrica. Questo è marchiato Win Memory, ecco qua, una bomba. Ci stanno video Se se volete volete. autografare la macchina di vostro marito. Stanno video, abbiamo fatto i video se volete. Io mo faccio vedere. Non so che gli passava per la mente quando ha voluto comprare questo prodotto, ma ce l'abbiamo. Un In caso altro. scusa, Vabbè. guardate qua. Alberi in Ma legno. questo è in set È un set, sì, da o tre gli vennemo alberi. scusi? No, è un set. Sono tre alberi in legno aperti da 40, 50 e 60 centimetri. 40, 50 e 60 centimetri. Esatto. Il set viene 15 Il euro. set viene 15 euro. Sono Tre alberi bellissimi. grossi. Tre alberi grossi. Fante cavallere. Tiro fuori i set, poi si saluta Poi perché andiamo, finiamo di spacchettare fuori. non ci vedremo più. Vabbè. Vabbè. Sì, sono proprio grossi, grossi. Capito? 60 centimetri. Ahi c'è di fa l'albero in sala. In sala. Belli, belli, sì. Mi piacciono. Sono alti quasi quanto me. Una mezza giusi. Il Esatto. più alto è una mezza giusi. Ne metto qualcuno qui a terra così. Rimetto qualcuno qui.
Marti, dove sei? Mille e mille alberi. Che dite? Vanno bene qua? Al soffitto. Che dite? Possono andare? Sì. Marzia dice alberi meravigliosi. Cati, poi a me mi piglia che una cosa più è grossa, più è alta, più mi viene da mettere in cima. Così io poi non la piglio più. Non so perché mi piglia così. Comunque io adesso, per star sicura, sai che faccio ad ogni kit? Ci metto una fascettina qua. Sì. Sì. Belli comunque, brava Susi. Maria Rosaria dice sono così belli che si possono anche lasciare così e mettere le lucine, è vero. Se le cose semplici, sì, sì. Come si decorano? Come mi pare? Come mi pare, appunto con le lucine sicuramente, quelle non devono mancare. E poi si possono applicare delle decorazioni, dei fiori, delle piccole stelle di Natale. In realtà potete pure pitturare. Sì. O potete pure rivestire col foam. O potete proprio sbizzarire. O potete rivestire tutto con la lana. Tutto col cordoncino. Sai che è il lavorone? Potete iniziare a muovere quel 24 dicembre. Vabbè, bello, mi è piaciuto, brava Susi. Levami la pancia, Bordà. Sì. Dammi un po' di questi che li incastro. Scusate, un attimo e siamo subito da voi. Stai su? Sì. O stai giù? Su, su. Stai su o stai giù? Su. No, ma mi si è bucato un pollice, mi sa che mi devo cambiare il guanto. Ciao Anna, ciao zia Lena. Ciao. Quante ben cose arrivate. Meravigliose, bravissime. Ciao Loredana, buonasera ragazze. Allora, questo pure pesa una quaresima, quindi io me lo faccio direttamente da qua. Faccio direttamente da qua. Pesa. Allora, il nostro amatissimo taglia polistirolo. Questo qua è un taglia polistirolo che va a batterie. Lo conosciamo tutti. Chi non lo conosce, c'è il video. E comunque è facile. Sì. Mettete le batterie, infilate la resistenza che trovate dentro al taglia polistirolo, spingete il pulsantino e tagliate tutte le lastre che volete. Se siete fortunate, il pulsantino vi si incastra e non vi romperete il dito per lavorare. Se non siete fortunate, come la maggior parte di noi, spingete il pulsantino e lavorate. Io ultimamente ci sto mettendo due pezzetti di pannolenci con un po' di colla, l'ho attaccati e quindi mi fanno da cuscinetto e non mi faccio male al dito. Parentesi. Sì. Comunque ci sono tanti video che abbiamo fatto, più di uno. Sì, a voi. Taglia polistirolo, di cui uno in pieno lockdown. Evergreen, taglia polistirolo evergreen per pochi maggi. Sì. Allora. Costa 12,40 euro. Queste sono sempre le pinze di prima, sì. Quindi già se le siamo viste è solo un in più. E qua ci abbiamo due fuse. In pratica quella che stavamo a parlare fino a mo' è che qua, due fuse, logicamente è in kit, scusa io devo cambiare sto coso che non me posso vedere sì. Sto pollice rotto. Che comprende il kit, giù? Allora il kit comprende l'attrezzo, insomma la fuse con il righello e con le punte per incidere. Di solito con la fuse ci si fa? Ci si fanno le tasche per mettere le foto come qui. I bigliettini per lo scrapbook, una shaker card. Perché però, la fuse è una sigillatrice. Sigillatrice. Però noi la usiamo per tante altre cose, appunto per forare le palle, per fare i profumatori e per fare le torte con effetto trapuntato. Sì. Ecco, un pratica brava ha detto una cosa giusta. Guarda, per forare le sfere, per inserire l'ampollina dove adagiare il profumo, sto parlando dei profumatori, quindi per bucare le sfere io la porto così all'origine, quindi è un tubo senza niente, è un tubo senza niente, l'attacco, aspetto 10 minuti, buco, allargo un pochetto e è fatta, è un attimo,
Tagliavo l'istirolo e fino a 5 centimetri più o meno l'archetto, giusto? Bocca mia, taci, taci. Perché? Abbiamo tagliato una lastra, una cosa da 8 tipo. Ah sì, vabbè, Però non lo fate. non lo consigliamo, però volendo si può allargare un pochino Anche perché pochino. è metallo, insomma, non è che è ceramica, quindi. Sì. No, il sughero non lo taglia, un tagliapolistirolo a lama calda, non penso tagli il sughero. No, sughero no, è No. lama calda. Il sughero lo tagli con una lama fredda, quale taglierino. Sì. Però se sgrana, dipende pure che sughero c'è da tagliare. Vabbè, comunque. E è arrivato uno? Giusi, uno? Non lo Giusto per farmi comprare a me, perché io mi ero comprato l'altro kit. so. È arrivato un pompon maker. Questo qua è un pompon mega maker. Mega maker, è gigantesco questo. Tiè, fagli vedere. Infatti lo chiamano Jumbo. Come Giambo. per far vedere, Jumbo lo chiamano. Lo chiamano Jumbo. Non lo so. Giambo Pom Pom Maker. Ecco qui. Con questo potete fare un pompon gigante. Se non sbaglio, viene 11 euro. Comunque, tutto sul sito. Poi sono tornati i steli da 45,5 cm di altezza. Ogni fascetto di steli contiene 30 pezzi e c'hanno un diametro di 0,88. 0,88. Ok. Che vuol dire 0,88? Vuol dire che sono leggerini. Ok. Sono meno di 1 mm. Ecco qua. Steli. Fiorellini. Due pacchi tutti uguali. Sì, qui. Sono 30 pezzi per confezione. E sono alti 45,5 Sì. centimetri. Potete tagliare come vi pare e metterci sopra i fiori che vi pare, pure le rose, ma io le rose consiglio quelli della statua. Comunque, allora, se non erro, Sabrina oggi mi aveva chiesto i brush, le Ah. spugnette per sfumare. Sabrina? Sabrina? Sei pronta con WhatsApp? Sabrina, ecco qua, sono tornate e addirittura so di due qualità. Ecco qua, allora abbiamo sia il kit da Mod Podge, quello là che scusate se si dice così, ma insomma, che ci frega. Il kit che avete visto usare in tutte le dimostrazioni da me e quello che ci avevamo già prima in vendita è tornato disponibile. Ecco qua, sono pochetti. Poi invece questo è un mega brucione, ok? E è unico, si vende Sì, unico singolo. Se non sbaglio così. costa 1 euro. Costa 1 euro. È un mega, c'ha un'ampiezza tipo dei 5 centimetri. Sì, 5 Ecco qua. centimetri. Foam brush. È made in Olanda, bravo. Vabbè, noi principalmente ci sfumiamo i fiori con i pastelli a olio, insomma. Poi ognuno ci fa Sì, quello che vuole. per lucidare l'argenteria. Esatto, ognuno ci fa quello che vuole. Ok. Rossana, giù si è festeggiato il compleanno, Rossana l'ho festeggiato eppure alla grande. Mi hanno fatto una mega sorpresa. Sono venuti tutti i parenti da Caserta. Martina complice. Che? Un altro jumbo. Okay. Una pinzetta sfusa che non guasta mai, un kit pinzette sfuse che non guasta mai. Mi era mancata la Vaessen che faceva queste cose un po' strambe. Poi abbiamo qui i pad che è la coppia di tappetini per la Big Shot Standard, che in realtà non è per la Big Shot Standard, ma per le fustelle standard. Infatti, chi ha la Big Shot Plus ma usa maggiormente le fustelle standard e metalliche, consigliamo di risparmiare 10 euro e di comprarsi questi qua. Perché questi da noi stanno 10 euro la coppia, invece con gli altri stanno 20. E poi, tra l'altro, se usate i tappetini della Plus per una fustella standard, fate due girate e vi si imbarca. Va da sé, no? Perché non ricoprite tutta la superficie. Vabbè, comunque. Tappetini standard, originali Sizzix, 10 euro la coppia. Ah, va bene? Ho detto tutto? Parli del diavolo.
Tappetini plus. La coppia, 20 euro. Se lo siamo appena detto, no? Sì. Poi. Buste craft. Queste sono. Questa è roba mia. Buste craft di Susina. Poi. Gomma Eva in kit da un millimetro. Questo kit comprende 10 fogli di diverse tonalità e sono fogli a 4, quindi 21 per 30 centimetri e costa 5 euro. E gomma crepla un millimetro. Dici, sarà con uno scavo, io provo magari mi piglio il kit. Sì. Oppure mi serve il Tiffany un millimetro che la stabile non fa, un mevier kit. Un altro tappetino. Allora. Mi ricordo, questi volevo io. Visto che qua non si trova mai una riga, qua dentro, non si sa come mai. Cioè abbiamo tipo 70 righe sparse. Ho pensato di comprare un kit di squadre, goniometro e coso, e righello. Il righello arriva fino a 30 cm e l'altro fino a che ce frega, insomma, io uso questo. E comunque sapete perché? Perché mi sto allestendo un carinissimo punto bambini. Fai io vedere. Piano piano, voglio crescere, capito? Fai io vedere che ne vado orgogliosa del punto bambini. Sì. È ancora piccolino, eh? Sì, molto piccolino, però... È risicato, ma mo voglio far crescere piano piano. Lo faccio crescere. Sì. Ah, giù piano, gli fai imbriacare così. No. Piano, che? Ecco qua. Quindi un set di 4 cose. Quanto costa il set? Se non sbaglio 5 euro. Capisci? Comunque. L'aerografo 35. Vediamo qui che c'è. Katia e Roberta entrano e escono. Ma che state facendo? Pure Caterina. Già ne abbiamo parlato ampiamente. Io ve lo faccio vedere perché qui abbiamo altre 3 fuse. Ecco qui. Quindi 2 le avevamo cacciate, 3 le cacciamo mo, 5 fuse. Ti tornano i conti, signor? Sì, sì. Meno male. C'è qualcosa che manca, no? Al momento no. E meno male. Al momento non avremo reclami domani. E meno male. Liana dice grande. Ciao Liana! Ma dove sta? Sta in Germania? Credo sia tornata in Germania, credo. Mi sai già fa freddo in Germania, eh? Ci siamo mancate, quest'estate. È vero. Ciao Rosa, ciao Grazia. È vero. Novità. Che questa... Faccio una piccola premessa. Mi sembra un po' come lo scotch biadesivo che compro Giusy. Che io vedendolo mi è venuto decora di. Ma che ce li fa con lo scotch? Adesso guardate la novità di Mondi Maggi. Settembre 2020. Mi sono scordata di orario come siamo partite dalla diretta. Vabbè, dillo mo, che giorno è, che anno è, che ora è? Primo settembre 2020 e 10. Occhio e croce saranno le 10, insomma. Diteci chi ora è. Vabbè, comunque. Ma io come l'avrà diretto tutti? Mo sono scordato. La Martina è Giusy, primo settembre, ore 9:15. Comunque, dicevo, novità? Che ce deve fa? Chi lo sa? Set. È un set di gomma crepla. So 10 fogli differenti. Dobbiamo aprire uno? Già vuole pigliare. Eh sì, uno me lo prendo, scusa. L'ho preso, Ecco qua. Uno lo voglio io. Ci avete visto qualcosa di strano? Dai, vediamo chi indovina. Ci avete visto qualcosa di strano quando ho avvicinata? Comunque dicono che sono le 22:30. 22:30?
Beh, allora se siamo dilungati troppo a chiacchierare. Vabbè, comunque. È un set da 10 fogli di gomma Eva, crepla, fommi, chiamato come pare. Misure 30x45. Dei quanti millimetri? Dite ciò voi, dai. Io tiro fuori, voi diteci i millimetri. Famo il toto millimetri. A tempo, quando ho finito, lo dico io. Adesso legge solo 22 e 26, 22 e 26. Capite te voglio dire? Ciao Quello sta a Loredana. pensare. Dica a tempo, ma se tu leggi 2 minuti indietro, qua quando affittiamo? Chiedono, sono adesivi? Ma no. Sai che non lo so. No, 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 non sono adesivi. Mo se lo leggiamo in inglese, ma credo che sto adesivo. Dicono, è adesivo. Chi dice 2 mm? Ida Renz dice 3. Brava, brava Ida! Brava Ida! Antonella 3, Giovanna dice 4. C'hai azzeccato Ida, sono da 3 mm. Adesso ci andiamo a leggere le specifiche per capire se sono adesivi oppure no. Vabbè, ma Giusto? io uno lo voglio di pacco. Uno. Ma come devo fare? Ma come devo fare io, eh? Prendiamo il color verde perché mi piace. Allora, adesivi manco per niente. E fommi normale. È inodore. Oddio, è inodore o non lo sento io? Sarà Eh? Ma inodore. che è qua? L'etichetta. Ah, no, sai come hanno messa? Con 2 grappettine de... Bravi! Sono 2 grappettini di plastica, invece di mettere tutta spalmata di colla, guarda. Così si leva. Bravi, intelligentissimi, complimenti. E... Senti un po' se puzza, scusa, fammi il piacere. No, mi devo levare il coso, mi devo levare il pensiero. Ma proprio leggermente di gomma, perché è gomma, quindi. No, io non sento niente, ridacci un po'. Ma devi proprio espirare Vabbè, profondamente. comunque, gomma crepla 3 mm 30x45 cm la vendiamo solamente in set da 10 pezzi. Esatto. Come esce dalla fabbrica, ecco qua. Questo è De Susi. Esatto. Aspettiamo a vedere che cosa ci farà. Che cosa ci farà, Susi? Non lo so, ci penso. Ci pensa, per il momento ci Però pensa. mi piace questa consistenza più spessa. È più bella, eh? Sì. Nel Anche senso, una cosa. come base, per esempio, per un portachiavi, no? Sì. Più Cioè, presenti i portachiavi spesso. della volta, quelli là più colori? Sì, brava, eh. Tipo i tondini, no? Tutti i tondini colorati, uno appresso Sì. all'altro. E chi sta che lei? E chi sta che lei? E chi sì. sta che lei? Com'era quella frase in campano che erano scioglilingua, non si capiva. Non te la ricordi? Dai! Non mi sto ricordando. Mi ricordo che c'era una frase che a Cariati che avevi Com'era? detto, Com'era? Te la ricordi? Mamma mia, giù, sì. Ah, vedi, Passami. Rossella dice si possono fare lanterne. Magari reggono meglio. Reggono per Vuoi questo? forza. Sì, dammi tutto che te libero. Ops. Come on! Mi si sono liberate due sedie, capito su? Esagerà. Sono due sedie, mica due ceste. Ciao Patrizia. Ma ciao Serena. Quanti pacchi sono rimasti? Uno. Lo vedete? Lo vedono? Eccolo lì, nascosto Lo vedete? dalle ghirlande. Eccolo qua. Namo! Come famo con Kira? Namo! Sì, ogni pacchetto è di fabbrica, quindi i colori sono tutti uguali in ogni pacchetto. E la confezione costa 9 euro, sono 10 fogli, 30x45 cm, quindi 90 centesimi a foglio. Te capì? La fattura
Adagiati. Lo sapevo io. Lo sapevo, guarda qua. Scusate, vai Giusy. Buonasera, sono in ritardo, che mi sono persa. Ecco qui Maria Antonietta, guarda quanto polistirolo, i punch board, gli alberi di legno, uova di polistirolo, sfere di polistirolo, una sidekick, spugnette, pinzette, un po' di tutto. Vedi, lo vuoi un po' dei pacchetti? No, aspetta, andiamo per gradi, non siamo frettolose. La carta frettolosa apre un pacco alla volta, giusto? Ok. Roberta dice, salutate Gabriel, così va a letto. Ciao Gabriel, buonanotte! Pure noi stiamo andando a dormire. Sì. Se famo un sonno. Mamma mia. Allora, carissime, credo, spero, speriamo che questa sia solamente la prima tranche della comprata delle nostre carissime e tanto cercate forbici di Tim Holtz, le piccoline da 13 centimetri, eccole qua. Sarà la prima tranche, sì. Speriamo, che io come minimo ne voglio tante. Ok, oh, ma quanto sono comodi sti alberelli, guarda, ma vedete, guarda, c'entra tutto raga, tutto, poggia forte. Guarda. Allora, signore, si parte con un po' di fustelle standard, vanno bene per la Big Shot Standard, vanno bene per la Big Shot Plus, vanno bene per la Big Shot Pro, e tagliano carta cartoncino con magrepla e feltro. Qui ci abbiamo la rosa graziosa. Ecco qua. Poi ci abbiamo un evergreen, che sono i rami con foglie. Ecco qui. Tre cuoricini. Un altro evergreen, la stella di Natale frastagliata di Tim Holtz. Ecco qui. Quindi un po' di fustelline. Adesso cambiamo articolo, non so perché. Katia, e ci abbiamo. Ah, quella di prima. L'alfabet, la punch board della memory. Ecco qua. Così, ci hanno messa spazio a sorpresa. Scusa Giusy, faccio Vedo. Spazio. Sì. Mila e mila forbici. Esatto. Ciao Jerry Glory. Cinzia chiede assistentemente peonia. Io ce l'ho. La vedo dura. La fiera sarà a Roma, a Fiumicino, la fiera di Roma. 24-27 settembre. Da mattina alle 7 di sera. Sì. Poi alle 7 chiudemo, eh? Esatto. Alle 7 chiudemo. Non mi dovrei andare a riposare un po' in fiera. È vero, noi in fiera ci riposiamo. Esatto. Perché l'orario quello è, non ci stanno extra. Eh? Esatto. Tutti sanno che stai in fiera, quindi sai che sanno che stai lì. Certo. Quindi ti vengono a trovare lì. Esatto. Certo. Non pensano che stai nel letto a dormire. Pensano che stai lì. Ma quando? Allora, grazie a chi mi ha imparato come aprire i pacchi, non ho rovinato la nostra imbottitura. Ecco qua, mozzarelline di imbottitura da 250 grammi. Sì. 250 grammi. Da 250 grammi e come sappiamo benissimo, ma mo ve lo ridico per chi non lo sa, la nostra imbottitura è totalmente... anche allergica, ma però perfettamente adatta per l'imbottitura di animali di pezza, cuscini, bambole, eccetera, eccetera. Quello che volete. È sofficissima, slancio forte e duraturo, vuol dire che non ve se ammoscia dopo due mesi, neutrale alle allergie,
Che questo è importante, pure se dobbiamo fare fiocchi in acido o cose che magari potrebbero stare a contatto con i bambini, è importante pure averci un occhietto in più. Se voi calcolate che sta nuvoletta qua, che in realtà appare poco, ma quando aprite si duplica, è una nuvoletta da 250 grammi e costa. Ecco, 3,50 euro. con 3,50 euro evitate un po', insomma, mettete una cosa carina. Ecco qua. Ok, che se devo mettere pure al Sì. posto suo. Vai. Ok, tiriamo fuori un altro pacco. Pacco ricco, mici picco. Questo mo ci sbraga il bancone. Esicchia? Pesa, pesa, penultimo, eh? Allora, ferma, 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 fermi tutti, fermi, immobili. Bloccatevi, quello che state a fare non fate più. Valentina Arcudi, ci sta? Sì, sia Valentina. No, non lo so, non l'ho vista. No, Non c'è. mi sembra un'altra Valentina. Però intravedo una cosa che è anche gioia. Infatti è pure gioia, sì, io l'ho dalla la notizia in diretta, sia a Giorgia che a Giulia. Sia a Giorgia che a Giulia, io volevo dire. Sono tornati i giochi! Ecco qua. Il kit per bambini da 1000 pezzi. Avevo detto io che volevo fare una sezione bambini. Ecco qua. Quindi Giulia e Giorgia potete venire, Sì, ok? Giorgia dovrebbe venire domani. Davvero, davvero, ma dai! E tu mo dici così? Eh? E l'ho saputo oggi pomeriggio. Mo dici così, mo dici. Ok. Kit 1000 pezzi per bambini. Per bambini. Allora, vi dico quello che contiene il kit 1000 pezzi, Sì. voi dico. Il kit 1000 pezzi contiene 15 piume. 6 feltri A5, 6 fogli di gomma crepla A5, A5 è il formato, eh? Adesivi alfabeto in gomma crepla, 180 adesivi, 180 letterine E alfabetiche no, non ve adesive, li fate rubà. bastoncini ghiacciolo in gomma crepla 25, poi 30 mollettine, 3 glitter, 30 pompon, 12 fili armati in ciniglia, 100 strass, 100 occhietti mobili, 500 brillantini e 6 sfere di polistirolo. Ok? Per la modica cifra di Boh. 18 euro. Solo. Beh, ah, tipo una cosa così, a parte una cosa così, a Clementoni in nafa. No. Vai, Giusy, pensaci tu. Due tocca proprio Nasconderli, appizzarli. anzi, tu gli rimetto sul bancone e aspetta che arrivano. Vabbè, Eh? la mo li metto qui. Sì, non te pare, vai, vai. Aspettiamo, Giusy, eh? Ah, tu ti metti uno sopra l'altro come ho fatto io? Davvero? Davvero? Allora. Non so un po' da dove iniziare perché sto pacco è un po' ricco. Allora, abbiamo altre forbici, ringraziando il cielo, dei Team Moz 13 cm, ok? Megagalattiche, altre forbici 13 cm. Mi pare che le forbici sono finite. Poi abbiamo solamente, purtroppo, due kit di pastelli ad olio per sfumare. Quello che vi pare in gomma crepla, quindi pastelle ad olio, è un kit da 12 pezzi e costa 7 euro. 7 euro. Ecco qua, piede di forbici di Tim. Poi vedo solo due kit di pennarelli indelebili della Sizzix. Questo è un set da ben 12 colori, ma badate bene perché ogni pennarello, come potete vedere qua, ha due punte, ok? Quindi c'è una punta fine e una punta cicciotta. Se preferite, una punta a pennello e una punta a scalpello, eh?
Pennarelle indelebili da Asics. Dice, ma io già c'ho le pennarelle indelebili, perché mi dovrei comprare quelli da Asics? Non lo so. Guardi i colori e giudicate voi. Guarda, c'è sta Tiffany, c'è sta verde Sizzix, c'è sta rosa Cipria, c'è sta... Una meraviglia. Allora, io già ce l'ho. Poi, un kit di bulini. Manco stallo aprì. Sono sei tipi di bulini differenti e accompagnati al tappetino morbido che abbiamo di là, servono per arricciare i vostri fiorellini. Bulini, eccoli qua. È un kit che costa, non lo so. Se non sbaglio 9 euro. Comunque E c'ha sei tipi sul di sito c'è punte scritto differenti, tutto. giusto? Sì. Uno. Quelli tocca quasi nasconderli. Uno. Incredibile, raga. Un solo set di pistilli originali Sizzix. Guardate che colore. Uno. Questi siamo sempre in attesa Gira. che ce ne Fagli, mandano un po'. inquadraglieli bene con calma. Gira. Gira. Gli Che devo faccio vedere esempio. girare? Ah, sì. Sono al 20% di batteria. Perfetto, bellissimo. Vado di corsa. Stupendo. Un po' d'ansietta mi ci voleva stasera. Mi Allora, due risposte mancava. al volo. Vai, vai, al Allora, per volo, Patrizia20%. il codice è SG. Savona Genova 2020 e per Carla i tappetini della Sizzix. Nella ricerca scrivi pad Palermo Ancona Domodossola e vedi quelli che stanno 10,40 euro se non sbaglio. Allora, andiamo veloci, se no se salutiamo che qua tocca ancora più. Sono arrivate anche le forbici, quelle più grandi, sempre dei Team Moz, con l'impugnatura ergonomica per ambidestri, la colla a caldo non si attacca sulla lama. Queste qua hanno la lama molto più lunga di quell'altre, ok? Le piccole vengono 10 e le grandi 16. Ecco qua. Cioè, manco a dirlo. Ecco qua. Poi fustelle sempre per carta cartoncino gomma crepla e pannolenze e feltro. Ecco qua. Quindi quattro elementi Natale, albero e quant'altro. Vai giù. Poi abbiamo alberello di Natale Team Moz, una fustella c'ha un alberello e mezzo che gli fate l'ombra, ecco qua. Poi abbiamo i cerchi tre dimensioni, poi abbiamo sempre cerchi tre dimensioni, ancora l'evergreen, quindi la stella di Natale frastagliata di Team Moz, ancora stella che non bastano mai, ecco qua. Poi fustella cornicetta, quella piccola senza retro. Poi abbiamo l'ortensia a mo' di puzzle, l'alberello di Mozza che vi ho fatto vedere prima, la peonia stilizzata, ecco qua, metallica, fustelle, quadrati tutte le misure, stella tutte le misure, stella tutte le misure, cerchio tutte le misure della Sizzix, tagliano fino alla gomma crepla. Poi kit di foglie di Team Moz, in pratica il furbone che ha fatto tutte quelle che si è inventato per il feltro, le ha rifatte per la gomma e per la carta. Ecco qua, è un kit stupendo, manca a dirvelo. Ecco qua. Poi il giglio, questa è una fustella L, infatti viene un giglione, Sì. guardate quanto è grande la foglia, Omega ok? galattico. Esatto. Poi CreaSped, e non me inoltro, se no rimaniamo senza batteria. Un kit di forbici per tagliare la carta, cartoncino, ma anche gomma crepla solamente 2 mm, che ci abbiamo l'onda larga, l'onda stretta, zig zag largo, zig zag stretto.
poi andiamo qui che abbiamo un po' di fustelline metalliche che servono per carta, cartoncino e gomma crepla. Questi sono dei rosoni decorativi, è in trittico. Poi sono arrivati gli alfabeti, vediamo quanti in bel po', gli alfabeti maiuscolo e minuscolo, molto facile da attaccare, molto semplice, se capisce bene. Poi è arrivato il mio amato, e meno male che è tornato, alfabeto Obelix. Questo ce l'ho da circa 9 anni, e ancora lo uso come se fosse ieri che l'ho comprato. Sì, È una esatto. bomba. E tra l'altro la torta d'Alessandro, Alessandro l'ho scritto con Sì, l'Obelix, sì, tra sì. l'altro. Patrizia, dopo la diretta gli do un'occhiata. Sì. Poi qui abbiamo delle fustelle particolari. Particolari. Le fustelle targate va Essen proprio, so 2 cm, più ci hanno aggiunto la scritta I love you, no, senza I, love you col cuoricino, ma guardate che belle, sono linearissime, Sì, belle, belle, belle. molto lineari, particolari, la comprate te? Sì. Brava, ecco Pure la scritta you è carina. qua, novità, brava Giussi. Poi abbiamo un pochette dei pinzette inverse, quelle che vi ho spiegato prima, solamente che queste non stanno in kit, ma stanno svendute singolarmente. Quindi chi dice, ma io le pinzette mie già ce l'ho, ne voglio, voglio solo le inverse, ecco qua, ecco qua, ecco qua. Allora, ultimo pacco prima che gli si spegne il cellulare a Giusy. Ciao Deborah. Sì. È vero, Giù? Ultimo pacco? Ce la fai? Io sposto un po'. No, no, io la faccio, io la faccio. A quanto stai? Sto a 16. Vabbè, Ah, ce la dai. famo su. Mi ha fatto fare tutta una corsa, mi manca il fiato. Sono partita all'80, questa molentamente. I riempimenti, nuvolette sofficissime che vi ho raccontato prima. Eccole qua. Eccole qua. Carine loro. Mi ha fatto fare una sudata per niente, oh, ecco qua. Ma alla fine sotto tutta roba piccata. No, Ecco qua. Ok. beh, La scatola è finita. andate in pace. Mi ha fatto fare una corsa per niente. Mannaggia Susina, mannaggia. Levamo se ste cose. Famo, sei un po' d'arcole, ma guarda che ci doveva capitare, a noi altri, no? Per Esatto. Covid, ma dimmi te, guarda. No, ma chi ci avessero È il gel. detto, E la no? mascherina. Ah, maschera, oddio, mi ero scordata la mascherina, eh? Mamma mia. Oh, vabbè, io ho un casino, intorno a me, mi sono chiusa, però ho un bel metro per muovermi, eh? Sì. Dormo qui stanotte, a testa sotto le Dentro una sedie. scatola. Allora, au, e questo è tutto. Vi Sì. salutiamo. Giusto, Sì, Giussi? esatto. Notte ragazzi, è sempre un piacere stare in vostra compagnia. Brava. Allora, un bacio grande da Martina e Giussi di www.mochimaggi.it. Vi salutiamo oggi che è 1º settembre 2020. Stiamo chiudendo alle ore, così chi si collega dopo non pensa che. Stiamo chiudendo alle ore. Aspetta, c'ho il cellulare in tasca. Aspetta, mo posso toccare. 22:50, 1º settembre 2020, stiamo chiudendo alle ore 22:50 e vediamo un grande abbraccio e un caloroso buonanotte da Martina e Giusy di www.mochimaggi.it. Ciao a Ciao a tutte! tutte, ciao, Ciao! buonanotte.